Abbiamo Attilio Azzola, un regista di cinematografia indipendente che comunque ha vinto premi a Cannes, insomma, Va in giro, sì. con un ottimo film, Diari. Abbiamo Corrado D'Elia, un Ciao, ciao, piacere, talentuosissimo ciao. attore della scena milanese. E abbiamo Stefano, il nostro critico Ciao. ormai compagno di viaggio da un po'. Allora, cominciamo da te, Attilio. Vuoi raccontarci un Certo. po' di te, della tua esperienza? Sono un regista, faccio soprattutto cose di cinema e niente, ho distribuito l'anno scorso. Nel 2009 il mio primo lungometraggio che è Diari. In realtà il film è un progetto che nasce già nel 2008, però essendo un progetto appunto indipendente ho avuto bisogno un attimo di respiro, un attimo di per arrivare anche alla distribuzione nelle sale, come forse anche Stefano sa. Nel senso che la maggior parte dei prodotti indipendenti nasce senza una vera e propria distribuzione. E quindi poi prima vai ai festival, si mette un po' in luce, diciamo, si guadagna un po' di stellette e poi finalmente riesce a arrivare al pubblico, al grande pubblico. Certo, è un percorso, un iter molto lungo, al contrario di Certo. quello teatrale che invece è cotto e mangiato, insomma. Beh, insomma, dai, non sempre così, insomma, anzi, è sempre molto articolato, sia nella formazione, sia poi nei primi Beh, in quello lavori, sì, in quello. è impegnativo, insomma. Però l'atto Certo. performativo, diciamo che Ah poi no, lato è l'atto performativo. performativo è Sì, vissuto in quel momento, in quel lì. momento accade, Lì è mentre ora e invece dopo non c'è più, e non c'è finito più, tutto. esatto. Certo. Mentre appunto Mentre l'immagine ripresa viene portata poi viene in posteri, portata per perché rimane questa lungo. documentazione fisica fin quando non si deteriora o il Esatto. nastro, la pellicola, quella un po' esiste. Effettivamente un po' l'immagine cinematografica dà un po' l'immortalità. Sì, poi invece il teatro brucia e si consuma lì, e invece il fascino del cinema è che poi magari invece appunto rimane nel bene e nel male, a volte rimane, Assolutamente, no, infatti sarebbe meglio di no, è un però brucio positivo, no, cioè no, non è un è un brucio brucio positivo, è un brucio di negativo. vita, scusa, quindi assolutamente positivo, non c'è. Ma guarda, la prima volta che ho terminato uno spettacolo e dopo ci siamo guardati con gli attori, con gli assistenti e ci avevamo lavorato per tantissimo tempo e mi hanno detto e adesso? E E ora cosa adesso. facciamo? No? E quella sensazione da una parte meravigliosa e tutto è lì è in quell'istante. Dall'altra però, insomma, una sorta di supplizio a dover ricominciare la performance, no? E in qualche modo dover incontrare il pubblico un'altra volta, ricominciare Certo. qualcosa di irripetibile. Anch'io ho fatto qualche mia piccola regia teatrale, nel senso che come formazione ho fatto molto cinema e poi ho provato a cimentarmi anche un po' nel teatro. E devo dire che la sofferenza da regista cinematografico, non poter dare lo stop quando l'attore non fa quello che vuoi tu è durissima, o non fa quello tu, quello che dovrebbe. Poi tu sei soprattutto un regista, anche, oltre che attore, no? Quindi no, non, è un, insomma, è un campo per uno che si forma nel cinema, poi alla fine molto diverso, molto affascinante, mi piace moltissimo. Soprattutto certe metodologie di lavoro che avete voi, secondo me sono molto, molto. Di solito nel cinema funziona così, no? Uno si pensa una storia, se la scrive, la prende, la mette e cerca i modi, i finanziamenti, gli attori più Sì, adatti per quelle, per sì. quell'altro. Mentre spesso invece nel teatro c'è una chimica di gruppo che è molto creativa ed è molto, poi rende l'eccezionalità, la specificità di quello che poi si produce. Correggimi se sbaglio, No, insomma, è ecco, assolutamente Corrado, così. insomma. E il teatro è più polveroso, nel bene e nel male. No? Diciamo che spesso, anzi adesso si sente dire, ci sono certi attori di teatro che recitano come se fossero al cinema, no? Ma io la prendo sempre come una cosa positiva, nel senso adesso il teatro ha resistito a due attacchi fondamentali, che sono nel Novecento il cinema e la televisione. Sì. In realtà, dicendo che ha resistito, ma poi queste arti si sono anche connaturate, no? Abbiamo registi che raccontano e descrivono, dipingono immagini molto teatrali, no? E dall'altra parte abbiamo dei registi teatrali che raccontano, dipingono in maniera cinematografica. Sì, è vero. Certo, Anzi, assolutamente. una chiave, un modo originale, anche, secondo me anche tante tue regie, no? Hanno qualcosa di cinematografico Ah, io dico, nel guarda, io ritmo, faccio il nel. cinema nel teatro. Sì. No, dovessi fare cinema, in realtà ci sono diversi progetti per quest'anno, credo fare il contrario.
Beh, mi piace Greenway, mi piacciono quei registi che grondano, no, immagini, grondano, poi insomma. Guarda, secondo me è una scelta anche molto giusta, nel senso che paradossalmente in Italia alcuni dei registi secondo me più interessanti, guarda caso, usano attori teatrali, tipo per esempio, non so, Sorrentino, che prende quasi tutti i suoi attori dal teatro, sì. O per esempio Bellocchio, no? Certo. Che prende tutti gli attori di teatro, e mettono in scena degli stili di recitazione che in realtà non sono, non so come dire, naturalistici. Anzi, cioè, Sorrentino nel Divo, l'ultimo, era proprio assolutamente grottesco. Sì. E in questo senso fanno appello, secondo me, a un bacino di attori, magari tipo per esempio Servillo, tanto per dirne uno, che magari sommerso, ma che hanno assolutamente un mestiere, delle capacità, un talento, che magari il grande pubblico televisivo, quello assolutamente no, ma neanche cinematografico, magari viene a conoscere. Sono d'accordo. Ed è un percorso interessante. Come tu già sai, l'ultimo, ho provato in realtà a recuperare un po' della vostra metodologia di lavoro, adesso dico vostra, infatti l'ultimo lavoro che ho fatto, nel senso che abbiamo provato a fare un percorso di realizzare un lungometraggio partendo da dei contributi autoriali degli attori, no? In cui gli attori si studiavano il loro personaggio e dai personaggi che venivano fuori, dalle improvvisazioni che si creavano tra di loro, abbiamo poi fatto questo lungometraggio, chiaramente sperimentale. Volevo passare un po' alla zona teatrale. Viviamo a Milano, però Milano è raccontata sempre, sia nel teatro, sia nel cinema, in modo secondo me non adeguato. Mi piacerebbe tantissimo vedere un film che racconta una Milano diversa, ma in questo senso anche positiva, raccontando delle forze, delle energie, delle bellezze di questa nuova Milano. Sia nel cinema, ma anche nel teatro. Quando leggiamo di Milano nel teatro, dei nuovi drammaturghi, insomma, mi viene la depressione, no? Vado subito al bar a bere un aperitivo. No. È vero, lo so. Sai, noi milanesi per certi versi, da un lato siamo un po' viziati, perché comunque viviamo una città che è molto ricca e offre tante possibilità, diciamo molte, un po' di possibilità a livello anche culturale e così. In più, i milanesi viaggiano molto e quindi si sono un po' disabituati ad amare il proprio territorio, che in realtà è un territorio che secondo me offre assolutamente degli spunti interessanti. Beh, teatralmente Milano è la città più teatrale d'Italia. Assolutamente. Ecco, adesso non me ne vogliano gli amici romani e il pubblico di Roma, però girando in tournée tutta Italia, noi insomma, io più o meno faccio 300 repliche l'anno su 365 giorni, quindi un po' di esperienza ce l'ho su questo, e girando davvero tutta Italia mi accorgo che il pubblico comunque milanese è un pubblico attento, è un pubblico che risponde, è abituato al teatro, e guardando i tamburini dei giornali a Roma, io dico a Milano, ma ripeto, non per far campanilismo, perché poi Roma è una città che adoro, certo. Però capiamo che Milano è una città teatrale, è una città che mi piacerebbe raccontarsi di più, no? Comunque vi sembra che tutte queste attività, diciamo, sotto il profilo propedeutico, di spazi ce ne sono tanti. Per quanto riguarda le nostre attività video, il filmmaking comunque esiste a livello, certo, di formazione, no? Così anche poi, tra l'altro, con Teatri Possibili, queste, certo, cose, mi sembra che poi soprattutto tu hai una tradizione molto importante nel portare alla professione, all'attività teatrale, certo, tantissime nuove generazioni. Certo. Il problema, mi sembra, è poi la messa in opera di queste attività. Inevitabilmente. No? Cioè, mentre appunto in altre situazioni, sempre per quanto riguarda più il cinema, che è una realtà che conosco meglio, Roma forse mi sembra un passaggio più diretto, probabilmente più facile. Noi invece, come posso dire, costruiamo tanto know-how didattico e poi non riusciamo E poi a... nel deserto delle possibilità. Roma è aperta agli eventi, è una città che fa dell'evento una bandiera, no? Grandi concerti. Milano, devo dire, che gestisce i propri spazi cercando di dare quella linfa importante a tutti gli spazi, perché continuino a vivere, no? Nel tempo. Sì. È una politica diversa, una politica culturale completamente diversa, sono due città diverse. No, quindi... Sì, sono due città sicuramente, poi Roma è la capitale, poi Roma comunque è il cuore della cinematografia, insomma lavorano con un'altra ottica. La verità è che se tu giri, appunto, io per anni non ho mai lavorato veramente in teatro, ma
ma ho frequentato tantissimi teatri qua locali, piuttosto che i piccoli locali dove si fanno musica, piuttosto che altro. E la verità è che c'è un tessuto, una società che produce delle cose molto belle, anche di livello assoluto. Sotto il punto di vista teatrale continuiamo a essere, nonostante tutto, la capitale italiana. Beh, a questo proposito andrei a promuovere un po' lo spazio del teatro libero. Oh, che... sì, la vicenda in realtà di teatro libero, ma in due secondi, come sapete teatro libero è da 10 anni il teatro più frequentato in Italia fra i teatri fino a 200 posti, pur avendo solo 100 posti. Quindi dai 26 ai 30.000 spettatori l'anno, è davvero un caso. Adesso da alcuni mesi, come sapete, questo spazio è chiuso. Io spero a giorni di poter dare un grande annuncio dopo aver fatto lavori di ristrutturazione, perché ormai in Italia abbiamo un problema sulle commissioni di vigilanza, sapete che sono molto aggressive, sono molto severe. E quindi a giorni spero di ridare questo annuncio meraviglioso e fare una grande festa per la riapertura di Teatro Libero. E poi insomma, la compagnia Teatri Possibili la conoscete, è una compagnia che da anni gira i territori, è una compagnia convenzionata col comune, e in questi anni credo sia stato anche un buon esempio, forse, se così possiamo dire, nell'apertura ai giovani, nella formazione, come sì, dicevi, assolutamente, sì. Nel riuscire ad avvicinare e a formare davvero un nuovo pubblico. Andiamo a vedere un estratto che ci hai portato di un video... Di Cirano, vostro... forse, vediamo sì. Cirano. Andiamo a vedere Cirano. Cirano, appunto, di regia Corrado D'Elia. Sì, cioè, Cirano, beh, ormai è un must, ormai sono 15 è un anni, mito sul territorio. 15 anni, ogni anno dico basta, questo lo dico, ma al pubblico lo racconto, ogni anno dico basta, ma non ci sono mai le condizioni per fare, ma è talmente... Non ti fanno smettere, no, non io credo che l'ho visto due volte. Sì, dov'è, è una roba... Un spettacolo, l'abbiamo visto tutti, ci è piaciuto. Adesso stiamo lavorando in questi giorni su Romeo e Giulietta, di prossimo debutto, e in realtà è meraviglioso pensare anche qui a Romeo e Giulietta, la storia di due ragazzi, due ragazzini giovani, hanno 14 anni, quindi insomma, che raccontano l'amore, ma è interessante, raccontano la divisione, raccontano i muri, e anche qui il lavoro è nato ovviamente in maniera laboratoriale, quindi non soltanto raccontiamo una storia che è la storia di Shakespeare, raccontata anche nel cinema, tra l'altro sarebbe interessante una riflessione su quanto sia attuale, no? Shakespeare oggi, perché la cinematografia ne ha preso in questi anni, ne ha fatto tutte le operazioni cinematografiche, tutte le trasformazioni di Shakespeare in cinematografia sono state sempre un successo di pubblico, sì, incredibile. Perciò, un elemento a volte complesso, dichiarate, a volte no, tra l'altro, spesso non è dichiarato, ma la storia è quella, quante volte sono state proposte. A volte sì, la storia sotto è... anche se poi la verità è che le storie un po' si somigliano un po' tutte, nel senso... però io dico la verità, io adoro Shakespeare a teatro,
Al cinema un po' fai meno. Difficoltà? Sei più sono più per le creazioni nuove? Sono più per le creazioni nuove, sì. Forse perché magari avendole visto spesso a teatro o magari lette, dici vabbè, lo devo anche andare a vedere al cinema, non so. Poi magari invece ci sono assolutamente bei film, so, il Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann era estremamente grandissimo, grandissimo. Sì. E dicevo, stiamo lavorando su Romeo e Giulietta, e a parte la storia meravigliosa di questo, una storia meravigliosa che tutti conosciamo, insomma, la storia d'amore. E tra l'altro, per fare Romeo e Giulietta ci siamo chiesti che scenografia, ma non c'è bisogno di niente, raccontare l'amore non c'è bisogno di niente. Ogni volta io dico ai miei scenografi, qual è l'elemento? Da dove partiamo? Qual è l'essenziale? Dove possiamo arrivare? E davvero noi abbiamo scelto il niente, il buio su una piattaforma, cominciano a comporre una serie di muri umani. I muri sono nella nostra testa, si diceva, no? È un po' quello, i muri si possono sgretolare, è meraviglioso vederli sgretolare. Allora, è meraviglioso vedere questi attori che pian piano creano, disfano muri, e attraverso questa scenografia umana andiamo a raccontare una storia meravigliosa, eterna, eterna. Sarebbe meraviglioso che le persone non andassero a teatro solo a vedere la storia. Certo. È forse un passo avanti quello di dire no, io l'ho già visto 20 volte, ma vado a rivederlo per rivedere il percorso degli attori, rivedere il percorso del regista. Sarebbe davvero bello. Beh, noi speriamo, invitiamo tutti ad andare a vedere appunto questo spettacolo. Vogliamo dare un sito di riferimento per chi fosse curioso. www.teatrolibero.it, esatto, www.teatripossibili.it. Perfetto. Allora, vi ringrazio di essere stati con noi. Vi grazie aspetto sicuramente per promuovere le vostre prossime opere. Grazie a tutti, buonanotte e a domenica prossima. Grazie a tutti. Notte. Si dice in giro che sei lento ad eccitarti! Ah, si dice così? Sì! A me basta un cane di casa! Montecchi! Per eccitarmi! Se ti ecciti ti muovi! Stai fermo se hai coraggio! Io sto fermo come un muro davanti a un... Montecchi! I deboli stanno vicini ai muri. Ehi, fratello, si dice... Infatti a noi le ragazze piacciono... CONTRO I MURI! Te la prendi con le ragazze, amico! No, sono loro che lo prendono! Due De Montecchi. Provocali, ti copro io. Tutta lì la corda. Tranquillo. Eh sì, tranquillo. Lascia che comincino loro. Io schiocco la lingua, vediamo se si offendono. Stai schioccando la lingua per noi, amico? Sto schioccando la lingua per lui! No! No! No, amico! Non sto schioccando la lingua per te! Stai schioccando la lingua per noi, amico! La legge è dalla nostra parte se dico di sì! No! No! No, amico! Non sto schioccando la lingua per te! Però lo schiocco! Voi non sapete quello che fate! Benvolio! Benvolio! Te lo prendi con le femminucce ora? Voltati! E guarda in faccia la tua morte! Io voglio solo mettere pace! Pace? Pace!